servizio dell'isola di Ischia in realtà ha già subito un incremento progressivo subito a iniziare dal periodo pasquale. Normalmente diciamo, noi abbiamo un servizio che diciamo, ci piace chiamare dinamico e che si trasforma diciamo, dalla parte invernale a quello estivo, con un incremento di frequenza nella zona sicuramente più densamente diciamo, abitata dell'isola, e quindi parliamo dalla zona che va da Porto, Casamicciola, Laccameno, arrivare a Forio, che è la zona intensamente popolata e densamente interessata dai nostri servizi di trasporto. Progressivamente inseriremo delle ulteriori vetture su queste tratte per incrementare la frequenza e quindi rispondere poi alle esigenze che ci sono in questo periodo, che man mano si vanno ovviamente a incrementare come servizi, insomma ampliando anche l'arco di frequenza della giornata in cui ci saranno questi servizi. Ovviamente le frequenze tenderanno a diminuire, quindi il servizio sarà più frequente progressivamente, che ci sposteremo nel periodo estivo, e quindi man mano a partire grosso modo dalla fine di luglio ad andare avanti con ovviamente il clou della stagione estiva in agosto. Ingegnere, qualche settimana fa Cascone, il presidente della Commissione Trasporti Regione Campania, ha annunciato circa 100 nuovi autobus per le aziende di trasporto regionali. Qualcosa è arrivato ad EAP, in particolare sull'isola di Ischia? Sì, innanzitutto il ringraziamento che va alla Regione Campania, che sta compiendo un grande sforzo per quanto riguarda l'immissione in servizio di nuovi autobus. Ischia aveva bisogno infatti di pian piano e progressivo rinnovamento di questa flotta. Ci sono degli autobus che stanno arrivando, in questi ultimi giorni ne sono arrivati almeno altri 5-6 autobus, se ne arriverà anche qualcun altro in più, degli autobus che sono attualmente l'ultima fornitura, sono dell'Industria Italiana Autobus, sono di circa 9 metri a gasolio, ma questo è solo l'inizio, dove ovviamente vedremo molto probabilmente nel corso del prossimo anno l'arrivo anche di mezzi di tipo elettrico, e quindi diciamo la regione ha iniziato anche in questo caso a fornire, diciamo ha messo a gara e probabilmente le attività si concluderanno nel corso dell'anno prossimo, l'acquisto di una serie di autobus elettrici, di cui una parte abbiamo ipotizzato di destinarle alle linee principali dell'isola di Ischia, proprio per diciamo non solo migliorare da un punto di vista ambientale, ma anche di efficienza del servizio per il corso dell'anno prossimo.